Quindi cerchiamo di stare un po' attenti. Eccolo, ad esempio lui. Ecco, passa con rosso, tranquillo. Oi, porca puttana. Scusa un attimo, tu che cazzo di strada hai fatto? Bene, mi ci voleva proprio una giornatina così. Mi ci voleva proprio. Un po' di sole, anche se è freschetto, però mi ci voleva proprio. Buonasera e benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. Oggi siamo via in moto. Primo video del 2024, spettacolo finalmente. Dopo un periodo abbastanza freddo e umido, finalmente il primo spiraglio di sole dove la temperatura è anche accettabile. Oh, mi ci voleva proprio un bel giro in moto, sì. Chissà oggi dove andremo, non ne ho proprio idea, perché oggi infatti mi trovo con un mio amico. Ci troviamo con un mio amico che ha preso la moto nuova. L'anno scorso ha preso la moto nuova e non l'hanno ancora usata per bene. Da un Ducati Monster si è comprato l'MT-09SP. Ha fatto un acquisto veramente doc. Ha preso davvero una bella moto, gliel'ho consigliata anch'io. Lui era puntato su restare su Ducati, ma vedeva che Ducati costava troppo e allora è passato a Yamaha. Ha fatto veramente un bel acquisto con quella moto là. E oggi insieme con lui c'è anche un altro suo amico che gli presterà il suo vecchio Ducati Monster. Quindi oggi facciamo un giretto tanto per smuovere le moto dal periodo invernale. Non ho idea di dove andremo. Intanto ci troviamo al bar a fare colazione. Attualmente sono tipo le 10:30, è un'ora tarda, però ci sta perché tanto alle 8 è un freddo bestia. Quindi ci troviamo in bar a fare colazione e dopo da là partiamo e decidiamo dove andare. Bene, siamo partiti, ho aspettato gli altri due e adesso, dopo un'attenta analisi su dove andare, dato che sì, il tempo è bello, diciamo non è tanto nuvoloso, c'è qualche nuvola qua e là, avevamo optato per il mare e i colli. Dopo un'attenta analisi, più che altro perché mi ha chiesto a me, io ho detto colli, per il semplice motivo che sì, io non ho mai portato un video sul mare, potrei anche portarlo un giorno, però no, andare al mare tutta strada dritta, due coglioni, non mi piace, due palle. E quindi ho detto su per i colli, così dato che siamo anche in astinenza di curve ci divertiamo un pochino. Anche perché la signorina qua, gli ho ricontrollato la misura della pressione delle gomme, però non mi ricordo più a quanto era all'epoca e quell'anno scorso, e quindi devo anche un attimo capirla. Oltretutto in questo video qua andremo anche pianino, perché appunto abbiamo il mio amico con la moto nuova che si deve prendere anche lui, più l'altro suo amico di cui gli ha prestato la moto sua, ovvero il suo Ducati Monster precedente che aveva prima, gliel'ha prestato a lui, quindi anche lui si deve abituare. Anche io mi devo un attimo abituare, perché appunto sono stato fermo un bel po' di mesi e adesso che la stagione si sta un po' aprendo bisogna un attimo prendersi la mano, e quindi devo capire anch'io la pressione delle gomme se va bene come l'ho tarata. Quindi oggi giretto molto sciallo, molto tranquillo, una roba da andare su, far due curve, divertirci, bere, mangiare, fumare, questo e quest'altro e poi a casa. Devo dire che oggi, nonostante non sia tanto nuvoloso, però è particolarmente freschetto perché qua ci sono 10 gradi, e io da un bel po' che non mi faccio un giro col freddo. Mi ricordo ancora prima della pandemia che andavo via anche a gennaio, dicembre, sul pomeriggio facevo sempre il giretto. Non fare tanto lo sbruffoncello, quindi anche per me dopo un bel po' di anni che non mi muovo con il freddo devo dire che è un po' tosta, ma sono attrezzatissimo. Ci abbiamo i guanti invernali con il pelo dentro che tiene caldino. Il sole bacia i bellissimi che sono me, mi so bellissimo, non è vero niente ma mi ritengo bellissimo. Adesso vediamo se le pressioni delle gomme vanno bene. Per adesso va bene. Ci sono 10 gradi, l'asfalto non è caldissimo, lo possiamo pretendere tenute abbastanza ottimali per strada, però per adesso diciamo che mi trovo bene. Oi.
mi ci sto trovando veramente bene. Dopo qualche mese di stop, diciamo che non ho ancora perso un po' la postura, quindi va bene così. Qua adesso un po' di meno, un po' di meno perché qua è umido. Adesso qua pianino pianetto, ci sono gli alberelli che impediscono alla luce solare di asciugare l'asfalto, e quindi ce ne andiamo giù proprio con calma, in prima, sciallo. Giochiamo col freno posteriore senza pensare troppo sull'anteriore. Se mi gira anche, rimango anche con la frizione tirata. Mi godo il panorama, che non c'è niente a parte alberi. Fermo un attimo che cambio anche la batteria alla GoPro, perché il freddo me le sta seccando. Due cose: uno, devo cambiare la batteria perché ne ho poca. Due, volete fare una strada un po' più soft o un po' più serpeggiante? Come vi state trovando adesso? Io mi sono trovato bene, sono andato via pianetto. Vabbè, vabbè. Però sono molto, allora, davanti è un po' più duro, no, duro, pesante rispetto a quella. E ok, la batteria non si sa mai. E beh, sai, sei Ducati, sia mai, e dopo tocca trainarla. Tanto quella lì aveva la batteria attaccata da ottobre, l'ho accesa subito. Esatto. Vuoi un applauso? Te ne faccio un altro? Bravo. Basta. Beh, devi contare che questa rispetto a quello sei più alto come postura, quindi non essendo caricati in avanti la moto deve compensare il carico davanti per avere una buona tenuta. Però per il resto è un Vabbè, tu come ti trovi? Oddio, all'inizio un attimo dovevo capirmi con le moto. Beh, la prima volta vieni, vai via in moto? No, allora, ho già avuto qualche esperienza perché, insomma, io ho lo scooter. Ok. E già qua portiamo malissimo, bisogna evolversi. Hai capito, quello che ok. Ok. Allora, se volete ci fermiamo un po', un attimo a Teolo, beviamo una roba. Vediamo un attimo se volete mangiare una roba al volo, un panino, roba. Beh, a me va bene anche un panino, io ho detto le pappardelle per te, che tu quando vai in giro via in moto, te mangi anche il cuertone della moto. Che quando siamo andati giù abbiamo mangiato tutti come dei draghi. Sono due ore a mangiare. Appunto, siamo tornati a casa spolpi, ti ricordo. E a figa, eravamo tutti appesantiti quando siamo andati giù da pizza. Allora, abbiamo deciso di fare una strada un po' più serpeggiante. Ti devi muovere, vecchio bastardo! Abbiamo deciso di fare una strada un po' più serpeggiante, quindi andiamo su per Torreglia e dopo ci fermiamo in baretta a Teolo per qualcosa e là vediamo cosa fare, se fermarci da qualche parte a mangiare. Adesso attualmente non so l'ora perché quello della moto, l'orologio della moto è starato. Quindi allora adesso facciamo una strada tutta bella piena di curve, andiamo su per Torreglia e poi ci fermiamo in bar a Teolo e decidiamo se mangiare là o magari da qualche parte. Gli altri due si faranno la strada con calma perché giustamente devono capire le moto. Io magari eventualmente li aspetto ogni tanto. Ovvio che per adesso abbiamo cuccato tre macchine, quindi due coglioni, loro non li sorpasseranno mai. Sono ancora dei tratti un po' umidi, quindi cerchiamo di stare un po' attenti. Eccolo, ad esempio lui. Tu, se vuoi venirmi in bocca, basta dirlo. È ancora un pelo umida. Ce la facciamo con calma, allegra ma con calma, com'è giusto che sia. Che umida. Questo? Per stare fermo qua. Cazzo che nuvole brutte. Speriamo bene. Adesso io voglio aspettare gli altri due perché appunto dopo ci sono i tornantini e sono curioso di vedere come le fanno con la moto nuova. Ok, sì, c'erano le prime curve. Adesso non so se i tornanti saranno umidi, insomma secondo me sì. Quindi vediamo anche un po' come si comportano. Larghino. Troppo largo, amore. Vediamo Maggio come va con l'MT. Ok, ma lui c'è l'esperienza, ce l'ha. E questo qua col Ducati che non ne ha perché ci siamo fermati prima che ho cambiato la batteria della GoPro e mi ha detto che la sua esperienza massima è lo scooter, quindi sì, va bene, dai, ci può stare, sì, dai, non se la cava male. Hai fatto un errorino che è andato un po' lungo e la curva in alto prima dei tornantini.
romperti il cazzo. Guarda Ducati, guarda Ducati. Ara, hai visto? Batteria di. Vabbè dai, beviamo qualcosa, vediamo cosa fare, dai. Adesso siamo a farvi a mangiare un paninetto al volo, siamo su a Teolo. Questo pagliaccio mi ha appena detto, mi ha appena detto che aveva regalato a lui una Hero 9 e io sono povero e tengo ancora la Hero 7. Ti ho detto, potresti farmi un piccolo un regalino anche a me? Io che ci guadagno. Pezzo di stronzo. Vieni a fare il corso, ti ho detto, vieni a fare il corso. Io che ci guadagno. E vieni a fare il corso. Lo paghi tu allora. Che pago, lo sempre pagare io. Sempre. Cioè, tu vai su YouTube, c'è la gente che ti conosce adesso, hai le braccia corte. Sono povero. Ok, adesso abbiamo mangiato un paninetto come avete visto nella clip. Siamo andati a fare un po' di benzina, anzi facciamo un po' un giretto, non so esattamente dove, però da qualche parte andiamo. Allunghiamo un po' il giro e poi ce ne andiamo a casa. Troppo larga. Non vuoi andare sopra le strisce? Ancora umida, che malincoglioni, porca troia, si sta aprendo la giornata. Ah, che bel sole, sì sì, ah ah, sì sì, ah ah. Deficiente di merda, devi crepare malissimo. Guarda se quello stava, se stava attraversando la strada nel momento in cui stavo passando io. Ma porca puttana, ma si può fare una roba del genere? Ce n'è ancora di gente demente per strada. Ah, siamo arrivati, adesso facciamo questo ultimo tratto di strada e andiamo su a Calaone. Oi, porca puttana, gli avvallamenti di merda. Ah, è umido, che palle, è umido, porca troia. Dove? Sull'avvallamento là di merda? Sì, quella della curva lunga, penultima. Sì, lo so, è una porcata, porca troia. Sì, ma vecchio, sposta sto cazzo 8 di Ducati, perché sennò lui non riesce a far manovra. Ma cazzo è il cavalletto, vacca boia? Porca puttana. Allora vai che bello così il Veneto, vacca boia. Bene, abbiamo fatto la pausetta, adesso facciamo un altro piccolo giretto, ci fermiamo in un altro punto e poi da là andremo a casa, anche perché fra qualche ora inizia a fare freddo e il sole inizierà ad andare giù, quindi come non vogliamo tornare a casa col freddo freddo, ne approfittiamo ancora un pochino. Ecco, passa con rosso, tranquillo. Ma dove cazzo sono? Cane, dove cazzo sei? Demonio! Eri dietro di me quando sei uscito giù a Calaone! Dovevo chiamarlo, per entrare in chiamata abbiamo beccato il semaforo rosso. Ma era dietro di noi! Quando sei sceso giù a Calaone eri dietro di noi! Come hai fatto a brincare il rosso che l'ho brincato anch'io? No, voi siete partiti, noi eravamo rimasti fermi altri due minuti. Ma perché?
Ah! Dai, va avanti, dai! Tu arrivi la rotonda, abbiamo fatto prima, giri a destra! Non ho capito! Ti sto in culo! Ti do io un calcio in culo se non ti muovi! Dai, cazzo! Madonna! Porca puttana! Vai che drio! Lascia più tempo aspettare io che non che andare via in moto. Mi devo fermare un casino di volte per aspettarlo. Porca troia. Adesso non so neanche se riesco ad arrivare fino ad Arqua Petraca con la batteria. Cazzo, qua che aspetto sempre lui. Ecco, adesso io ovviamente mi sono fermato per cambiare la batteria della GoPro, che mi sono accorto che era spenta, e se non mi fermavo per aspettare gli altri mi sa che arrivavo fino a destinazione con la GoPro spenta. E dato che adesso loro sono andati avanti, io adesso me li vado a prendere con calma, con la mia calma. Op, umido. Abbiamo perso gli altri due. Allora, io li aspetto ogni due per tre, porca puttana, perché st'altro con la MT è lento. Allora mi sono fermato io per fare il cambio batteria, perché su qua che registro sempre ogni cazzo di fermata che faccio per aspettare lui, porca troia, non mi aspetta. Ma che è proprio un bastardo, eh. Scusa un attimo, tu che cazzo di strada hai fatto? Qual è la solita? Ho fatto le serpentine, sono sceso. E dal qua Petraga hai fatto il centro? No. Ascolta, e mettiamo là. Direi che possiamo concludere qui la giornata. Ah, abbiamo fatto un piccolo giretto, mi sono anche divertito, ho tolto via un po' la ruggine da addosso, tra curve e rettilini mi sono divertito oggi, ci voleva, era un bel po' che non facevo un giretto in moto. Spero sto anno di riuscire a usare un po' di più la moto. Abbiamo anche conosciuto gente nuova, che quella non fa mai male conoscere sempre delle persone nuove. Quindi ragazzi, io termino qui il video, spero che questo piccolo video di inizio stagione 2024 vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento sotto il video, fatemi sapere se il video è stato di vostro gradimento. Vi invito a iscrivervi al canale se siete nuovi, e ovviamente se non l'avete ancora fatto vi invito anche a controllare e attivare la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. In descrizione sotto questo video trovate tutti i miei social, e da Sector è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella fioi! Yeah.